terza giornata di Serie A femminile, Puro Bio in campo, torna il Bitonto Calcio a 5 contro il Futsal Irpinia. Renatinha alla ricerca del suo primo assolo in questo campionato, ci ha provato. Attenzione, il gol del Bitonto direttamente dal calcio d'angolo. Diana Santos, ma non è gol, non è stato toccato da nessuno. Il gol è regolare e allora Bitonto in vantaggio dopo qualche attimo di suspense. Renatinha, Lucileia è libera, calcia Lucileia, 2-0, lasciata colpevolmente libera di calciare Lucileia, in fila Falconi, 2-0, quando non siamo ancora arrivati al quinto minuto di gioco. Allora Macchiarella scambia con Riberete, va Macchiarella, carica il mancino, palla fuori, Diana Santos, Lucileia dentro per Cenedese, Siero Moreira, col destro, prova a coordinarsi braccia, ancora braccia, anzi era di Mansueto, Diana Santos dentro il pallone, Renatinha, si sblocca. 3-0, prima rete in questa stagione per Renata Adamatti, attaccante della nazionale. Ovviamente prima stagione col Bitonto, aveva già segnato con l'Italia. Prova e trova la doppietta Renatinha. Doppietta per Renatinha, gol proprio bello che quello che abbiamo visto qualche istante fa. Lucileia, palla per Pernazza, di A2 l'anno scorso ha vinto il girone di D, intanto c'è Nedese, la palla colpisce la traversa, rimbalza e sbaglia Diana Santos, Nedese, poi Renatinha e sono 3. Renatinha! Tanto prova a calciare e trova. Palla per Moreira! Che si rifà subito, poi Mansueto. Tempesta. Pallone lungo per il colpo di testa e la rete di Nicoletta Mansueto, 6-0, Mansueto precisa, chirurgica in questo colpo di testa che ha spiazzato Falconi, c'è il time out. Gli applausi del pubblico per la rete di Mansueto. Palla dentro, facile per Tempesta che prova dalla distanza, Pugliese, la palla passa, palo esterno, Pugliese in scivolata, poi il tiro, il gol di Lucileia, come un lampo, come un fulmine, palla sotto la traversa, 7-0, Lucileia. Lucileia che sale a quota 6. Renatinha, forse qualche problema fisico. Tanto Diana Santos dentro, Diana Santos, 8-0, doppietta anche per Diana Santos, che scucchiaia questo pallone. Arzuoli dentro, Alexandra Di Vincenzo, intanto Lucileia, non c'è nessuno, Lucileia, 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 9-0, l'Irpinia non c'era, ma forse c'è stato un misunderstand,
non abbiamo capito come mai il Pinia fosse completamente dall'altro lato. Zero ci prova ancora lei. 9-0 per il Bitonto. Lusileia dentro il pallone, Alexandra De Vincenzo, prima apparizione, prima rete per Di Vincenzo con il Bitonto, 10-0. Arriva la sirena, 10-0, 6 punti per il Bitonto.